Presidio davanti alla prefettura di Arezzo da parte dei sindacati CGIL, CISL e UIL. Perché siete qui? Ma siamo qui per denunciare quanto sta accadendo con questa ripresa produttiva che sta interessando il sistema paese e che conseguentemente alla ripresa produttiva ritornano gli infortuni e i morti sul lavoro, che purtroppo negli ultimi episodi sono successi, ha riguardato anche il tema dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi per noi, oltre a riportare all'attenzione su questo argomento, vorremmo anche incontrare il prefetto, visto che qui in provincia d'Arezzo avevamo attivato un tavolo operativo che doveva fare appunto della formazione e dell'informazione uno dei valori aggiunti da introdurre nelle discussioni sindacali e non solo, proprio per evitare che si ripetano questi episodi. Che si possa parlare anche di prevenzione e salute nei luoghi di lavoro in maniera seria e costruttiva, mettendo in campo anche ulteriori elementi rispetto a quelle che sono le norme nazionali. Uno dei primi elementi sicuramente importanti sono i controlli e le verifiche che devono essere fatte nelle aziende, perché investire in sicurezza e in prevenzione non solo è necessario ma è fondamentale, ridare importanza all'etica del lavoro, non solo alla produttività, o meglio, la produttività si può ottenere con investimenti in sicurezza e con investimenti in prevenzione. La maggior parte dei morti sul lavoro vengono da lavori anche pubblici presi in subappalto. Questo di per sé è un'aberrazione che va finita e con certezza vanno controllate tutte quelle aziende che vanno in subappalto.